Un convoglio della ferrovia cumana proveniente dal Fusaro è deragliato questa mattina nei pressi di Torre Gaveta, a poche decine di metri dalla stazione. Fortunatamente il convoglio transitava a bassa velocità e solo una donna ha riportato delle contusioni ed è stata trasportata all'ospedale di Pozzuoli. Il treno ha fermato la sua corsa urtando vicino a un grosso palo della linea elettrica. Nel frattempo la linea è restata bloccata per alcune ore, poi è ripresa con partenze e arrivi dalla stazione del Fusaro. La sicurezza è la cosa più importante che possa avere il cittadino. Oggi si è praticamente insicuro anche nel sol viaggiare. L'insicurezza non è nemmeno più del sol viaggiatore, anche di chi lavora e porta un treno dalla mattina alla sera. Troppi episodi si stanno susseguendo, chiedo alla politica di fare atti seri e concreti. Erogare somme per il trasporto pubblico è un dovere della politica, tutto il resto sono chiacchiere. Salve, buongiorno. Ancora disagi per i pendolari che utilizzano il trasporto su ferro. È deragliato un treno proprio alla stazione di Torre Gaveta. Sindaco, adesso. I disagi purtroppo sembrano non finire mai per i nostri cittadini, studenti e pendolari lavoratori. Io sono qui stamattina per verificare di persona il danno che c'è stato e anche il rischio che c'è stato. Per fortuna questo treno non era pieno di studenti, non era pieno di lavoratori. È una cosa che ci preoccupa molto, siamo fortemente preoccupati e ci daremo da fare. Stamattina abbiamo già inviato una nota all'EAV e alla Regione per sollecitare un incontro interistituzionale per affrontare questa problematica con urgenza, con la massima urgenza, perché bisogna innanzitutto controllare lo stato delle tratte e dei convogli, dopodiché bisogna mettere in campo azioni urgenti per il riammodernamento della cumana, perché lo stiamo capendo, i segnali sono già tanti, lo stiamo capendo in maniera chiara e inequivocabile che la cumana ha bisogno di interventi urgenti e indifferibili. Sindaco, lei ha parlato con i tecnici della ferrovia cumana qua, le hanno detto i tempi per ripristinare la funzionalità dei treni? Non c'è una tempistica, si aspettano i sopralluoghi dei tecnici e del magistrato, quindi ancora si sa poco. Ho chiesto la celere predisposizione di un servizio navetta per il Fusaro, dove adesso la cumana è diventata capolinea, e quindi diciamo sto cercando di adoperarmi per evitare i disagi dei cittadini, che però purtroppo non possiamo nasconderci, saranno tanti. Allora, sindaco della Regione, qui proprio sul luogo del disastro, un'ennesima brutta giornata per la ferrovia cumana. Sì, oramai è quotidiana, no? Io sto dicendo da stamattina, dalle 7:10, quando è accaduto l'episodio, che oramai affrontiamo in modo periodico questo tipo di episodi, questo è molto grave. Se fosse accaduto alle 8, alle 9 staremmo parlando di una tragedia, di una vera e propria tragedia. Noi come amministrazione comunale, che deve usufruire di un servizio che non gli viene garantito, abbiamo immediatamente cercato di contattare gli altri sindaci attraverso cui passa la comana, quindi Pozzuoli e Napoli, Figliolia e De Magistris, e insieme stiamo preparando un atto che ci possa permettere di dialogare in modo forte con la Regione e lo Stato centrale, perché devono garantire il trasporto pubblico locale, lo devono fare presto. Ci stiamo attivando su due direttrici: la prima risolve il problema della quotidianità e quindi abbiamo intensificato la presenza di autobus sul territorio e ripristinato il capolinea al Fusaro con l'obiettivo di poterlo ripristinare quanto prima anche a Torre Gaveta. Però poi c'è un problema strutturale che è enorme, che riguarda la sicurezza dei pendolari, in particolar modo degli studenti che usufruiscono e dei lavoratori di questa tratta. Si deve comprendere che va salvaguardata il cittadino, la cittadinanza, centinaia di migliaia di persone che utilizzano la tratta cumana, e b, se tanto si parla di turismo e valorizzazione del territorio, non si può prescindere da un trasporto pubblico efficiente. A, per il turismo balneare: se non abbiamo la cumana, non
non possiamo pensare di ridurre i flussi di viabilità e traffico sul territorio, e B, sviluppo turistico, si parla tanto di occupazione, di lavoro, il ministro Franceschini parla della costruzione della sovrintendenza dei Campi Flegrei, De Luca dice di puntare sui Campi Flegrei, noi in termini istituzionali ci crediamo e sosteniamo queste tesi, non a caso abbiamo prodotto un atto per fare dei Campi Flegrei patrimonio dell'umanità, però abbiamo bisogno dei servizi essenziali e in particolar modo dei trasporti, quindi una lotta che noi portiamo avanti in prima linea e l'abbiamo comunicato già da stamani, siamo accanto a tutte le istituzioni per risolvere i problemi, non vogliamo fare polemiche inutili e strumentali, però abbiamo bisogno di atti concreti, di finanziamenti urgenti per il trasporto pubblico locale e in particolar modo la Cumana. Si comprenda, chiudo, che fino a 20 anni fa la Cumana serviva per l'area cantieristica, Bagnoli, Pozzuoli e Bai. Oggi l'area cantieristica non c'è più da 15-20 anni, la Cumana è stata abbandonata. Riconvertire la Cumana e potenziare significa puntare su un nuovo settore che è quello lì turistico, quindi rivalorizzare la Cumana per la normalità quotidiana e per lo sviluppo del territorio. Anche il segretario del PD Bacolese sul posto dove è deragliato un treno della Circum Flegrea. Sì, stamattina abbiamo preso questa notizia, fortunatamente non vi dovrebbero essere feriti o collusioni gravi, nonostante vi erano le tratte anche dei pendolari, quindi questa cosa ci fa felice. Non nascondiamo che ora, al di là della contingenza e quindi della esigenza di ripristinare presto la tratta, vi sono problematiche strutturali. Il punto ora è capire, cioè dopo i tanti incontri che le amministrazioni già hanno fatto con l'Eabus, non dimentichiamo che sono stati ampiamente pubblicizzati, impegni presi con la società da parte dei sindaci e via dicendo, bisognerebbe capire questi impegni cosa produrranno, in quali tempi. È evidente che vi sia un problema di sicurezza delle tratte, un problema di strutturare dei mezzi, della loro vetustità e via dicendo, e quindi bisogna capire se questi impegni sono soltanto selfie e passerelle oppure se produrranno qualcosa di concreto nell'interesse della cittadinanza.